Però non devi ridere. Salve a tutti! Oggi nuovo video della serie dei trucchi monocromatici e questa volta farò il trucco completamente col blu. Io non ho molti blu e per la gioia della mia conquilina che sta qui e mi osserva userò anche i glitter blu. Direi di cominciare subito, non ho fatto la mia base perché i blu tendono a fare molto fallout. Vado ad applicare una base per ombretto. Io uso questa qui di Makeup Revolution come al solito. Ora fatto questo è il momento di applicare gli ombretti. Vado a prendere la palette Sweet Dreams di Primark e vado a utilizzare questo blu qui su tutta la piega. Uso un pennello largo da sfumatura. E lo vado a sfumare. Ora, arrivata a questo punto, vado a prendere la palette Creative di Makeup Revolution che abbiamo provato insieme in un video che vi lascio qui e vado a prendere il blu più scuro, che è questo qui, che si chiama Magic Trick e vado a intensificare l'angolo esterno, l'angolo interno e la piega che le congiunge utilizzando un pennello a penna. Una volta applicato lo vado a sfumare. Se aprissi le finestre di là. Abbiamo cambiato le luci in corso d'opera. Direi che come prima prova a Firenze non sta andando mai così male. Dopo averlo sfumato vado a intensificare ulteriormente il blu, soprattutto sulle palpebre mobili. Quindi vado a prendere il mio correttore e vado a pulire il centro della mia palpebra così da avere una base più chiara per il colore che andrò a mettere dopo. Dopo aver pulito per bene il centro della mia palpebra vado a prendere un pennello un po' più piatto, vado a prendere questo celeste qui che è quello più chiaro che si chiama Inspired e lo vado a tamponare al di sopra del correttore che ho appena applicato. Dopo aver fatto questo vado a riprendere Magic Trick che è il blu più scuro e vado a sfumare Inspired che è il celeste, ma della tale che non ci sia lo stacco nettissimo. Ora dopo aver fatto anche questo vado a pulire la conclusione dei miei occhi con un dischetto che non so mi prenderà e poi taglierò la scena in cui me lo prendo. È il momento della base per poi completare gli occhi. Per quanto riguarda la base ho dei prodottini nuovi. Allora, per la prima volta in vita mi ho comprato un primer creato per essere un primer, che è, per me è una novità. Questo è della Essence ed è il Mattifying Plus Pore Minimizing Primer with Black Clay, quindi con l'argilla nera che appunto dovrebbe mattificare e minimizzare i pori. Dato che io soprattutto nella zona T sono stralucida e ho dei pori che sono buchi, sono crateri, forse è l'ideale. È strano, ma tipo dei granulelli. No, è tipo gel, però c'è tipo dei granuli grigiastri. Quello vado ad applicare. Quanto se ne metterà di primer? Come le creme? Io non lo vedo mattificante, però è un buonissimo profumo, sì. Questo primer qua dovrebbe essere mattificante, ma il lucido sul mio naso continua a rimanere lucido, quindi non so bene quanto funzioni, però minimizzare i pori sembra funzionare. Vado ad applicare il mio fondotinta. Come al solito mischio i miei due fondotinta assieme e lo vado ad applicare con la mia spugnetta. Dopo aver applicato e sfumato la mia base e sono più lucida di prima, questo primer non mi piace, vado ad applicare questo correttore nuovo di Makeup Revolution che è il Concealer and Fine Full Coverage Concealer and Contour. Si dice essere l'imitazione del correttore di Tarte. Ora io il correttore di Tarte non ce l'ho, non lo avrò mai, non ho i soldi, non me lo posso permettere, quindi mi accontenterò di questo. Ho visto molte recensioni sul web e dicono che effettivamente è un'alternativa molto valida e soprattutto low cost di quel correttore. Io l'ho preso nella colorazione C1, lo vado ad applicare, lo utilizzo come correttore illuminante e lo vado a sfumare. Dallo schermo del computer che mi fa vedere cosa sto registrando, la differenza in certe zone e di colore è impressionante. Nella realtà non è così marcata. Ora vado a fissare la mia base, uso sempre la Loose Mineral Powder di Primark.
Dopo aver fatto la base completo gli occhi, vado a prendere Magic Trick dalla palette di Makeup Revolution, che è questo qui, e parto dalla metà della mia rima ciliare inferiore e vado verso l'esterno ricongiungendomi al taglio dell'ombretto della palpebra superiore. Dopo aver fatto questo, vado con il blu della palette Sweet Dreams di Primark e vado sulla rima ciliare inferiore, però nella parte interna. Fatto questo, non ho intenzione di mettermi l'eyeliner, però voglio mettere una matita nera nelle rime interne, superiore e inferiore. Dopo aver fatto questo, non vado a mettere le ciglia finte, anche perché non me le sono portate a Firenze con l'attrezzo dell'inferno. Vado a piegare le mie ciglia. Scelto il Lash Princess Waterproof di Essence, quindi vado ad applicare questo. I brillantini! Mi ero scordata di mettere il punto forte di tutto il trucco, o meglio, per nunzia il punto forte, che è questa palettina di H&M che si chiama Glitter Eyeshadow, che in realtà sono dei glitter pressati. Vado a prendere questi qua celeste, che sarebbe stato più bello metterli sopra qua, però li posso mettere effettivamente anche sopra qua. Ora vado a mettere il punto luce e nel frattempo voi vi beccate la luce peggiore al mondo. Per quanto riguarda il punto luce, vado a utilizzare l'illuminante qui. Questo è sempre il Glazed Danette Highlighter di Essence. E mischio un po' di Inspired, che è il celeste che ho applicato sotto a questi glitter, e un po' di illuminante e lo vado a bagnare e lo vado ad applicare. Così lo potevo fare all'inizio del video, mi piace molto di più a luce così. Ora che ho fatto questo, gli occhi sono terminati, quindi il trucco monocromatico vero e proprio è finito. Ho comprato un'altra cosa, perché io poi quando vedo certe cose, no, impazzisco e vorrei comprare tutto il mondo. E ho trovato questa, della Makeup Revolution, la Vintage Lace Intense Metallic Cream Powder Highlighter, che sono appunto quattro illuminanti, e sono questi quattro illuminanti. Ora io ho fatto gli swatch carichi, sono particolarmente anche pigmentati come base colorata, specialmente questo. Però una volta sfumati, fidatevi di me, sono degli illuminanti meravigliosi, li devo provare assolutamente. Quindi comincio con il mio contouring. Poi non vado a mettere blush, ma vado a utilizzare una terra calda. Lo vado ad utilizzare sia per riscaldare il mio contouring, sia come blush. Poi vado a mettere il mio fixing spray. Essendo molto pigmentati come base colorata, vado a utilizzare un pennello a ventaglio, così che preleva più che altro le perle luminescenti che il colore di base. Abbiamo due illuminanti più freddi e due più caldi. Io sono a sottotono giallo e di solito su di me piacciono quelli più caldi, quindi in realtà sono tentata di usare questo. Ne vado a mettere un pelino sulla punta del naso e con il dito vado sull'arco di Cupido. Guarda sull'arco di Cupido com'è bello. Se volete vedere Nunzia in un video, ditelo. Vi lascio qui il sondaggio. Lei dice no, però vi lascio qui il sondaggio. Non può essere solo la voce fuori campo, prima o poi si deve far vedere. Consigliateci anche che video fare insieme. Come al solito lascio le mie labbra alquanto nude. E con questo il mio trucco è terminato. Vi ricordo che qui nelle i delle schede formazione, che in realtà è sempre il solito, vi ricordo cosa c'è prima di questo video e fatemi capire che cosa devo fare, vi lascio un altro sondaggio con la richiesta di quale colore volete nel prossimo video dei trucchi monocromatici. Se questo trucco vi è piaciuto, fatemelo sapere mettendo un bel pollice in su. Guardate i miei pollici come sono strani. Vi ricordo che iscrivervi è completamente gratuito e lo potete fare. Quello rosso invitantissimo, dovreste cliccarlo secondo me, perché anche i miei amici ormai lo cliccano sempre, quindi vi ricordo che i commenti sono aperti a tutti per consigli, pareri e critiche costruttive. Se nel caso, lontanamente, nell'immaginazione lontana, voi doveste ricreare questo trucco e
lo doveste pubblicare su Instagram, non scordate di taggarmi e trovate il mio nickname qui in sovrimpressione da qualche parte nel video e soprattutto trovate il link per esteso che vi manda direttamente alla mia pagina Instagram giù nell'info box insieme agli ingredienti dei prodotti nuovi. E niente, per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Non ci arrivo. Poi mi osservi come se non mi avessi mai visto truccarmi, ma... perché è un contesto diverso, tipo una bambina della città della scienza che vede come funziona l'aria, capito? Me lo studia tutti i giorni, per la vedi come gli ex che ti ricordano gli errori passati. E in questo caso è la frittura.